Non ho conosciuto personalmente suo zio Rocco Pogliese. Sapevo che era nell'ergastolo di Santo Stefano, ma non mi sono mai incontrato con lui. Una notte un grido straziante mi svegliò. Dalle celle di punizione giungevano rumori di guardie che correvano e poi l'urlo di suo zio. Mamma! Mamma! E quindi un silenzio di morte. Quando il pomeriggio del giorno dopo andai a passeggio sempre da solo, le guardie dicevano tra di loro e guardando me e gli altri detenuti e i reclusi politici che passeggiavano dicevano: le mie 5 lire le ho offerte per quello che è morto stanotte, ne metterò 10 quando morirà qualcuno che deciderò io. Naturalmente gli occhi di queste guardie si puntarono su di me. Da informazioni assunte da detenuti comuni che facevano i lavori degli scopini, cioè pulivano i corridoi e le celle, portavano da mangiare ai defunti, seppi che suo zio era stato ucciso dalle guardie. Certo, il ricordo di quella notte in cui sentii l'urlo straziante di suo zio è sempre vivo in me. Sono sempre rimasto stupito che egli sia stato dimenticato dai comunisti. Io, quando parlo di lotta antifascista, ricordo anche suo zio, perché pur non avendolo conosciuto personalmente, è stato mio compagno all'ergastolo di Santo Stefano ed è morto tragicamente. Le esprimo tutta la mia solidarietà e la esorto a tenere viva la memoria di Rocco Pugliese, ucciso all'ergastolo di Santo Stefano. Il Presidente della Repubblica nel 1977 a Lina Pugliese, che era la nipote di Rocco Pugliese, tra l'altro è stata la mia insegnante di liceo di italiano, quindi io sono particolarmente onorato, felice stasera di poter condividere con voi questa serata particolare, una serata che è stata voluta, se riusciamo a, come dire, regolare meglio questi microfoni, questa serata che è stata voluta dalla famiglia Pugliese in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata da Giuseppe Ranuccio, è stata anche realizzata con la collaborazione fattiva importante di Enzo Infantino e Nino Pardeo. Stasera sono con noi Mimmo Gangemi, che ha scritto 25 Nero, che è un romanzo dedicato a quel tragico giorno ad agosto di tanti anni fa, e Lorenzo Pugliese, che ha scritto un libro dedicato proprio a Rocco Pugliese, un comunista di Calabria. Io, prima di cominciare questo dibattito, questa serata che ci consentirà di ripercorrere quelle tragiche fasi e questa vita di un uomo della resistenza antifascista, che si distinse quando essere antifascista era davvero scomodo, eravamo, come dire, nella fase crescente del regime e esprimersi contro era una cosa davvero difficile e scomoda, ed è un uomo tra l'altro dimenticato. Sandro Pertini fu recluso nella sua stessa prigione, Sandro Pertini è poi diventato un eroe della resistenza italiana, è stato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera. Rocco Pugliese è scomparso per sempre nell'oblio, c'è una via dedicata nella nostra città, c'è la sede del Partito Comunista che era dedicata a lui, insomma, ma non fu quello che doveva essere rispetto allo sforzo, al coraggio, all'audacia intellettuale, culturale che dimostrò in quegli anni difficilissimi per il nostro paese. Io chiamo subito ad intervenire il sindaco della città, Giuseppe Ranuccio, per un saluto, ovviamente, per dare l'inizio ufficiale alla nostra manifestazione. Grazie Arcangelo, buonasera a te, buonasera al tavolo dei, al tavolo, diciamo, al parterre dei relatori, a tutti i presenti. E ringrazio veramente per questa bellissima iniziativa, perché è una serata che celebra, onora la memoria di un nostro concittadino illustre, illustre perché non solo ha segnato la storia palmese, ma sicuramente segnato anche l'intera storia d'Italia. Non è mai facile entrare in ricostruzioni su tempi più o meno lontani da noi, si rischia di commettere qualche inesattezza, a fare appunto valutazioni e considerazioni ex post. Quel che è certo però, e sul quale io per primo mi sento di potermi sbilanciare, è il messaggio simbolico, il valore fondamentale che rimane della vita, dell'azione, delle azioni che ha commesso Rocco Pugliese, l'alto valore simbolico delle sue gesta, delle sue azioni morali, del suo pensiero, come anche di tanti altri illustri concittadini, penso per esempio a Giuseppe Lopresti, ad un mio antenato,
Antonino Ranuccio e tutti i partigiani della libertà, per cui io credo che questo dovremmo noi celebrare, e questo è anche il senso della serata, onorare personaggi che ci hanno permesso, che hanno permesso a noi ad esempio di essere qui e di esprimere liberamente la nostra idea, persone che hanno combattuto sacrificando appunto la loro vita anche in tenera età per permettere a tutti noi di vivere liberamente all'insegna dei principi democratici, principi appunto costituzionali, le nostre libertà che ci permettono oggi di esprimere al meglio la nostra personalità. Per cui io concludo ringraziando veramente la famiglia e tutti coloro che si sono spesi per questa bellissima serata, per onorare, ripeto, la memoria di una persona che purtroppo non sempre ha avuto, come dire, il giusto premio da parte nostra, di noi palmesi. Grazie a voi. Particolarmente importante, no, ricordare il Gorocco Pugliese ad agosto, nel mese in genere nel quale appunto la varia, che è la festa entro il quale questa tragedia si compie, ed ha un senso farlo, ed ha avuto un senso farlo anche grazie soprattutto agli stimoli che sono venuti, alla volontà che la famiglia ci ha messo in questa storia. Stasera per la famiglia pugliese interverrà Stefania. Buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti così numerosi. Io parlo, faccio le veci di zio Elio, che non se la sente, insomma lui è il nipote diretto di Rocco Pugliese, ma questa sera non se l'è sentita. Come mio costume, imprimo su carta il mio pensiero per evitare di dimenticare qualcosa. Questa sera, dopo un oblio durato ben 87 anni, Palmi ricorda la figura di Rocco Pugliese, eroe della Resistenza, così come recita la nostra locandina. Io sono Stefania Marino, pronipote di Rocco Pugliese, figlia di una nipote diretta. Non sto qui a narrare della storia di Rocco, perché ospiti illustri che hanno passato sotto la lente di ingrandimento la sua breve vita ci onorano questa sera della loro presenza e sapranno farlo molto meglio di me. Ma mi si permetta di affermare senza ombra di dubbio alcuna che Rocco ha posto le basi per una Palmi, e non solo Palmi, libera. Questo non sarà un dibattito politico, ma certamente va condannato il metodo atto a stroncare la vita di chi si è battuto fino alla fine, con coerenza e fierezza, per portare avanti un ideale. Dopo aver letto e conosciuto la storia di Rocco, perché ripeto, questa è storia, non ci si può che innamorare di lui. Tra poco lascio la parola ai nostri ospiti, ma non prima di ringraziare chi, insieme a me, ha fatto sì che questo evento avesse vita. Un ringraziamento innanzitutto all'amministrazione comunale, abbiamo qui il nostro sindaco Giuseppe Ranuccio, e all'Ampi di Reggio Calabria, che è anche presente, al sindaco di Polistena Michele Tripodi, che ha accettato il mio invito, lo ringrazio tantissimo, a Mimmo Gangemi e Lorenzo Pugliese, che oggi sono qui con noi, ma anche a chi non ha potuto presenziare per motivi, diciamo così, teatrali, essendo lui regista appunto teatrale, Francesco Suriano, nostro concittadino, che porta i suoi saluti, che ha portato in scena La roba fumo, opera che tratta sempre della vicenda di Rocco. A proposito, Arcangelo, ti porto i suoi saluti personali. A tutti coloro che comunque hanno sentito il bisogno di ricordarlo tra le pagine di un libro, a tutte le associazioni ed i circoli presenti, ringrazio Arcangelo Badollati, illustre e competente moderatore della serata, l'attrice Federica Montanelli, che leggerà alcune lettere di Rocco e non solo, ma soprattutto i miei compagni di viaggio, la parte integrante più importante dell'organizzazione di questa serata, Enzo Infantino ed Antonio Pardeo. Ultimo ringraziamento, ma per me non me ne vogliate, il più sentito, è per una persona che non è più fra noi, zia Lina, la professoressa Lina Pugliese, professoressa di noi tutti. Nipote diretta di Rocco, e grazie a lei, alla sua perseveranza e passione, se oggi conosciamo molto di zio Rocco, le sue corrispondenze, le lettere, le testimonianze sono state da Lina Pugliese gelosamente ricercate e custodite per tutti questi anni. Grazie zia. La morte di Rocco, avvenuta con modalità così infame e cruenta, non è stata vana. Il suo coraggio, nonostante la giovanissima età nell'affrontarla, è stato il migliore esempio per coloro che hanno creduto e credono nei valori della libertà. Il corpo può essere martoriato, ma le idee rimangono.
Grazie Rocco Pugliese, grazie a tutti voi. Tutto questa manifestazione che rende, come dire, finalmente omaggio, come dovrebbe essere, ad un cittadino così illustre. Ripeto, fare resistenza in quel momento era una cosa particolarmente difficile, ma soprattutto si è rischiato, come è stato per lui, poi di finire nell'oblio. Non siamo nella seconda parte della resistenza al nazifascismo, siamo nella prima parte, quindi una fase molto delicata e per lungo tempo dimenticata, o comunque in questo caso sottovalutata. Io per questo chiedo anche la testimonianza, l'intervento di saluto al Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Antonio Casile, che è con noi, in maniera che possa, insomma, portarci il saluto di questa associazione che continua a svolgere in tutto il Paese, insomma, una importante funzione. Antonio, prego. Tutti, devo fare una piccola rettifica, non sono il Presidente, perché il Presidente per molte ragioni non ha potuto partecipare a questa serata, sono in sua rappresentanza, quindi in rappresentanza dell'ANPRI di Reggio Calabria, che qui a Palmi, devo dire, ha tanti iscritti. Partecipare a questa serata, a questo evento importante, per noi è stato, come dire, abbiamo accolto l'invito con felicità, con onore, ma soprattutto con orgoglio. Perché? Perché la figura di Rocco Pugliese è la figura che rappresenta effettivamente quella che è stato l'animo, la volontà, la forza di tutte quelle persone che fin dall'inizio avevano visto e intravisto quello che era la violenza fascista, la prevaricazione, l'annullamento della dignità delle persone. Bene, questa volontà, questa forza che Rocco Pugliese rappresenta, poi sono state accolte nella nostra Costituzione con la lotta della resistenza e col sacrificio di tante vite umane che hanno segnato col sangue, quelle che sono le nostre libertà odierne. E noi come ANPI queste libertà le abbiamo volute difendere anche in tutta la storia d'Italia del dopoguerra e anche ultimamente con la battaglia referendaria. Mi permetto di dire questo perché proprio quelle ragioni che hanno contraddistinto Rocco Pugliese si trovano scritte nella nostra Costituzione. E noi, e dico con orgoglio, perché voglio inserire un elemento, come dire, dinamico. La nostra Costituzione, tutti dicono che è bella, bellissima, eccetera, però ancora non ha trovato la sua piena realizzazione. E noi questa realizzazione la dobbiamo a questi uomini, a queste donne, a tutti quelli che sin dall'inizio, come Rocco Pugliese, si sono battuti contro il fascismo. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Proprio con i... Non è stato, almeno da noi qui come ANPI, non è stato mai dimenticato Rocco Pugliese. Tant'è vero che lo scorso anno, presso una scuola qui di Palmi, sono state, come dire, ricordate con la professoressa Cogliandro, sono state ricordate anche figure come i fratelli Bongiorno. Ci sono pagine scritte sulla stampa, sia online sia non online. Comunque noi non le abbiamo dimenticate. Anzi, dico di più. Sin da un paio d'anni a questa parte, noi, proprio per la figura che Rocco Pugliese rappresenta, ha rappresentato e rappresenta, avevamo abbozzato un'iniziativa, invitando anche i due autori che ci sono qui presenti stasera, però poi non l'abbiamo fatta per tanti motivi, ma questo non significa che non la faremo, anzi dico che la faremo sicuramente a Reggio Calabria e la faremo anche portando
in quella sede, e lo stiamo cercando, un ritratto di Rocco Pugliese, perché nella sezione del Partito Comunista di Reggio Calabria c'era un ritratto di Rocco Pugliese che noi stiamo, come dire, cercando, non sappiamo dov'è, però lo vogliamo trovare e vogliamo realizzare questa iniziativa proprio in presenza, sarà una cosa un po' strana per qualcuno, ma per noi no, con la presenza di questo ritratto. Aggiungo anche un'altra cosa e lascio il microfono, perché giustamente forse sto tenendo troppo tempo, sto impiegando troppo tempo. Dico che quella iniziativa fatta lo scorso anno, qui presso la scuola Tito Minniti, se non sbaglio, è stata fatta con la collaborazione di molti qui di Palmi, tra i quali c'era anche il nostro iscritto Carmine Nastri, che si sono impegnati tutti quanti, tant'è vero che avevano scomodato, dico, il professore Enzo Curatola, che lavorava proprio su questa iniziativa e che poi purtroppo, non facendo l'iniziativa, lui è venuto a mancare. Ma noi non demordiamo, vogliamo continuare e sicuramente nel momento in cui concretizzeremo la data per questa iniziativa, voi come cittadini di Palmi, tramite i nostri iscritti, sarete avvisati. Ringrazio Enzo Infantino che ci ha contattati e, come dire, l'abbiamo accolto con gioia. Grazie, buonasera. Una festa importante che continua a essere per noi una festa chiave, oggi è patrimonio immateriale dell'umanità per decisione dell'UNESCO, deve celebrarsi nell'ultima domenica d'agosto. Nel 1925 tuttavia il movimento fascista, che è guidato da Benito Mussolini, ha ormai in Italia un ruolo predominante e la forza di questo movimento politico si espande per tutta la penisola. A Palmi tuttavia l'opinione pubblica è divisa a metà e la festa è l'occasione nella quale questa divisione emerge con grandissima chiarezza. C'è il mondo fascista, cioè quelli che hanno aderito al Partito Nazionale Fascista, e c'è il mondo invece dei resistenti, cioè di quelli che socialisti o comunisti hanno deciso invece di non aderire a questo movimento, anzi di osteggiarlo con la forza che hanno. E l'occasione per osteggiarlo pubblicamente, questo movimento che vuole imporre durante la festa della Varia alla banda che accompagna ovviamente la scasata, la processione del Sacro Cappello, il suono di giovinezza che è un po' l'inno, no, del Partito Nazionale Fascista, di fronte a questa imposizione, questo mondo di resistenti, un mondo del quale facevano parte oltre Rocco Pugliese, voglio ricordarli perché non c'è memoria neppure di loro, Antonino e Giuseppe Buongiorno, che sono tra l'altro dei cognomi che sono via via poi spariti dalla nostra città. C'era Giuseppe Marazzita che poi assurgerà a ruoli importanti, insomma c'era gente che aveva deciso di resistere, c'era Leonida Repeci, su cui stasera apriremo poi un quadro, no, di discussione che in qualche maniera vi sorprenderà. Discuteremo di lui, di quello, delle scelte che fece, delle decisioni che assunse, insomma ne parleremo in maniera chiara con due autori che hanno naturalmente svelato nei loro scritti: gli intellettuali sono liberi, non sono persone inquadrabili, quindi l'intellettuale che scopre una verità non teme certo di rivelarla. Io comincio con la prima domanda da Mimmo Gangemi. Tenete conto che il pasto del nostro incontro sarà anche una sorta di alternanza con dei brani che Federica leggerà. Il secondo brano che sentirete, ve lo anticipo, sarà una lettera che Rocco Pugliese fa dal carcere alla famiglia. Mimmo, tu hai scritto questo romanzo bellissimo, 25 Nero, l'hai scritto tanti anni fa e hai raccontato quello che è successo e hai dato una versione quella dei fatti che per alcuni passaggi sorprendente e coraggiosa. D'altronde tu sei coraggioso intellettualmente, cioè durante questa festa addirittura i social comunisti, quelli che non sono d'accordo con il partito fascista, decidono di boicottare la Varia, nel senso che sottraggono le braccia
i loro portatori, no? Alla struttura. Quindi la struttura verrà condotta con successo dai fascisti, cioè sostituiranno i normali portatori. Poi ci saranno degli scontri, gli scontri gravi, ci sarà una sparatoria, verrà ucciso Rocco Gero Carmi, morirà ucciso, ci sarà una reazione violenta. Tu a un certo punto del tuo romanzo, sentiremo una parte dopo proprio relativa alla morte di Rocco Pugliese, è davvero struggente, una parte del tuo romanzo sostiene una teoria che è interessante, cioè sostieni che il fuoco che colpisce, quindi le pallottole che colpiscono Rocco Gero Carmi, possa essere stato un cosiddetto fuoco amico, perché parte da una posizione più alta. Dopo l'uccisione di Gero Carmi verranno arrestate tante persone, tra cui il famoso Leonida Repeci. Perché sostieni che possa essere stato fuoco amico? Come ti è venuta questa idea? E soprattutto la prima domanda, ecco, ci introduciamo poi alla seconda risposta, è perché hai deciso a suo tempo di raccontare questa storia in 25 anni? Grazie, buonasera. Tanta gente spesso mi propone storie particolari che a suo giudizio ritiene degne di diventare un romanzo, però non è così che nascono i romanzi. Non succede in questo modo a me. Io, che vivo da tantissimi anni a Palmi, sentì questa storia abbastanza nota e rimasi affascinato da un susseguirsi di eventi che mi intricò, anche per il mistero che durava dopo moltissimi decenni e per le vicende che si intrecciarono anche nella politica nazionale. Il mio romanzo è nato in questo modo, nel senso, la figura di Rocco Pugliese che muore innocente, poi dopo essere stato accusato innocente, perché di questo ho certezza. E allora ho sentito la necessità di raccontare qualche cosa che è un romanzo e che resta un romanzo. Questo ci tengo a chiarirlo, perché un romanzo non pretende verità. Io non pretendo nel mio racconto di aver centrato il pensiero, l'animo, le sensazioni di Rocco Pugliese o di Gero Carmi, che è un'altra vittima degli accadimenti. Io ho preso l'idea e la storia e i fatti che sono accaduti e mi sono molto documentato sul punto, e poi i personaggi hanno smesso di essere in quel momento davvero Rocco Pugliese o Gero Carmi o Minasi o Repaci o Marazzita. Sono diventati personaggi in fondo di Mimmo Gangemi, ero io che davo a loro un'anima, delle sensazioni, dei pensieri che possono non aver provato, non in quella maniera. Questo ci tengo a dirlo perché non presumo di aver raccontato verità. Io ho letto delle carte, è uno dei due romanzi in cui mi sono dovuto documentare molto di più rispetto agli altri. Questo 25 nero e l'altro la signora di Ellis Island, perché attraversavo la storia d'Italia vista dal punto dal lato degli umili, e mi sono molto documentato. Credo che sia stata la professoressa Lina Pugliese a darmi, è stata una professoressa Pugliese, ora non so se questa signora di cui parlavamo mi ha dato moltissima documentazione, tanto altro reperito negli archivi di Messina, alla Casa della Cultura, altro materiale ho avuto dalla destra palmese, che poi è stato anche un episodio questo che ha segnato, credo, le famiglie da questo punto di vista, perché i sacrifici e le vite perdute hanno fatto sì che si rimanesse attaccate in qualche misura a quell'idea che avevano le vittime. Per cui, torno a ripetere, io non presumo di aver detto verità. Certo, l'aver avuto per le mani un così vasto materiale fornito da più parti, la meno attendibile delle quali era certamente quella ufficiale dei giornali o degli atti dell'epoca, che era regime, però aver avuto per le mani tanto materiale mi ha fatto sorgere l'idea di come possano essere andate le cose. Certo, alla fine mi rimane una grande amarezza, mi è sempre rimasta, che un episodio avvenuto, su cui dovremmo riflettere su questo punto, perché io da quando ho scritto il libro e mentre lo scrivevo io riflettevo su questo punto. Guardate bene,
oggi 2017 a 92 anni credo dall'avvenimento del 1925, né io che ho avuto abbondantissimo materiale da consultare, né altri sanno chi in una piazza affollata da 2-3 mila persone, la piazza Primo Maggio subito dopo la scasata e la processione della Maria, a tutt'oggi non c'è certezza di chi sia stato a sparare, e questo è un fatto che dovrebbe farci riflettere su qualcosa che in questa terra non cammina come dovrebbe camminare. Io capisco che il regime possa aver arginato la verità, che forse era scomoda per il regime, però il regime è finito a un certo punto, eppure la verità non è mai venuta a galla. Io teorizzo che sia stato poco amico, perché una serie di informazioni avute da esterni alla politica vera e propria, pure alle fonti informative ufficiali, mi hanno condotto su questa strada. La mia impressione, ma resta solo un'impressione, è che Gero Carni, che è un'altra delle vittime, bisogna dirlo anche questo, che sia stato colpito da fuoco amico. Certo, c'erano molte persone armate. Sottacere questo elemento non avrebbe senso, anche perché poi si è sparato e non ha sparato una sola pistola, ma hanno sparato più pistole. Certamente né Rocco Pugliese né Gero Carni erano armati. E le cronache su questo non danno adito a dubbio. C'era uno scambio di violenza, ma con le mani, e c'è stata un'alzata anche di sedia per colpire. Chi alza una sedia per colpire o alza la sedia per colpire o spara con la pistola, non ci viene messo. Per cui è indubbio che Rocco Pugliese è morto e poi nel carcere di Santo Stefano, assolutamente innocente, vittima di una rappresaglia del regime che doveva anche dimostrare di applicare, di aver colpito dei colpevoli che individuò nella sinistra, che in quel periodo, un periodo strano, il 25, il fascismo già ha le mani sull'Italia, però i deputati sono all'Aventino, i deputati dell'opposizione sono all'Aventino, e Palmi presenta un'anomalia rispetto al resto d'Italia. La chiudo qui dicendo che la mia resta un'impressione. Le mie due verità, secondo il mio pensiero, sono l'innocenza nell'aver sparato di Rocco Pugliese e altrettanto vittima Gero Carni, che a sua volta non era armato, e l'impressione che l'idea fosse di sparare su, l'impressione suffragata da tanti elementi che non mi danno certezza assoluta, ma che questo mi fanno pensare che l'intenzione fosse di sparare su Rocco Pugliese, e che nella foga del contendersi con le mani e con le sedie abbia perso la vita una persona colpita da un fuoco amico con altri feriti, fra cui una ragazzina che poi ho scoperto essere la mamma del mio amico Nunzio Lacquanini. Però ripeto, la chiudo qua, io ho scritto un romanzo e nel romanzo non c'è la pretesa dello storico che ci tiene a puntualizzare la cadenza degli avvenimenti. Nel romanzo sono personaggi realmente esistiti che però ti prendono la mano e ti conducono certe volte dove vogliono loro. Ci sono anche tanti personaggi di assoluta fantasia, e questo dà anche la dimensione del romanzo, di come funzioni un romanzo, e ci sono situazioni che ruotano attorno a degli avvenimenti realmente accaduti, ma anche situazioni di personaggi minori, non comparsi, ma personaggi di un certo rilievo nella storia, che assolutamente non sono esistiti, ma che la mia fantasia ha voluto mettere dentro per dare più colore a questa storia, che mi ha intrigato e che credo meritasse di essere raccontata, e credo che meriti questa sera questa discussione, perché
non bisogna mai dimenticare il passato e non bisogna mai dimenticare chi ha dato la vita per un ideale che si può condividere o non condividere e che è morto da innocente, sia nel caso di Rocco Pugliese sia nel caso di Gerolamo. Mentisce, no, l'intero incartamento processuale, ma se vogliamo anche la ricostruzione storica, considerando che quindi Gero Carni potrebbe essere stato colpito dai suoi compagni di partito che spararono da un posto più alto rispetto alla traiettoria di tiro. Il libro di Lorenzo Pugliese, Rocco Pugliese, un comunista di Calabria, è un libro molto documentato, non è un romanzo, ma è proprio un saggio che racconta attraverso le carte e gli atti della ricostruzione, molto interessante quello che avvenne in quegli anni, ma soprattutto come si sviluppò poi la vicenda processuale. Intanto, tra le persone che professavano antifascismo in quell'epoca difficile, tenendo conto appunto di questa caratteristica di Palmi, cioè che era una città che mostrava rispetto al fascismo già una forma di resistenza molto più forte, quindi c'era questo gruppo significativo. Tra queste persone mi ha fatto piacere di leggere anche il dottore Michele Barbaro, era un medico che è rimasto comunista fino alla fine, me lo ricordo, che stava proprio poco distante da qui, uno di grande coerenza, che stava insieme a Rocco Pugliese, a Marazzita, ai fratelli Buongiorno, a tutti questi. Ma che fa il regime dopo, e questo tu lo spieghi bene in questo libro che vi invito a leggere, peraltro è in vendita qui sul banchetto, e cosa fa il regime? Trasforma gli scontri, la tragedia della Varia, quindi la morte di Rocco Gero Carni, la trasforma in una insurrezione nazionale, cioè tentano di attraverso la Varia di Palmi di stringere insomma su tutto, utilizzano la tragedia di Palmi per stringere in genere sulla libertà di tutti. Ecco, questo è il primo, la prima domanda che ti faccio, questo emerge con chiarezza, ma dall'altro lato emerge pure un impegno dal punto di vista intellettuale e culturale anche della sinistra, attraverso l'Unità, che è il giornale di Antonio Gramsci, di seguire le vicende di Palmi bene, proprio per impedire al regime di stravolgere la verità, verità che in effetti viene stravolta. Innanzitutto voglio ringraziare le autorità e le persone che si sono impegnate a realizzare questo incontro, perché questo è un atto di giustizia che non si deve ad un saggio storico e non si deve soltanto, e lo sottolineo, alla onestà intellettuale di Gangemi, che ha sempre, praticamente realizzando un romanzo, ha realizzato la verità che le fonti e poi i documenti confermano. Anche l'intuizione, che lui dice ancora intuizione, ormai è una certezza del fuoco amico, naturalmente non preventivato, perché la vittima preventivata era Rocco o almeno il gruppo dirigente. Quindi arriverò adesso anche a rispondere alla domanda del gentile coordinatore. Praticamente con 25 Nero Gangemi dice tutta la verità, poi le carte la approfondiscono, e l'aspetto che adesso ha sottolineato il coordinatore è forse quello più inquietante. Ma per capire perché il regime realizza e scrive e confeziona un vero e proprio teorema che viene utilizzato dopo lunghi 3 anni e mezzo di carcere preventivo e di iter giudiziario mostruoso, vengono presi qua, vengono incarcerati qui nelle carceri di Palmi, poi vanno a finire a Catanzaro, poi in corte d'assise di Nicastro si svolge la prima assise, poi lì succede una cosa che poi vedremo che cosa succede, e praticamente smentisce tutto l'impalcato giudiziario, perché lì i testimoni smentiscono, lì vengono arrestati i 3 avvocati di Rocco, quindi alla fine insomma il regime fa cascare la maschera. Perché si realizza il teorema? Perché qui a Palmi c'era non un coordinamento per l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato in base a una legge della fine dell'Ottocento che prevedeva che lo Stato intervenisse. Qui a Palmi le date sono importanti. Agosto 1925, la marcia su Roma c'è stata nel 22. Qui il regime non la spunta. Qui, grazie a degli intellettuali forti, potenti, precedenti a Rocco, io amo ricordare anche un commerciante, un certo De Marco, commerciante di vini, che fonda il Partito Socialista, non interventista, Mariano Repaci, che appartiene alla famiglia di Leonida, che muore poi di infezioni, di malattia, che fondano un Partito Socialista
che immediatamente qui fonda cooperative. Qui per primo c'è stata una cooperativa di consumo nel 1918, quando i ragazzi tornavano dal fronte, quel fronte che ha formato gli intellettuali italiani di tanti partiti. Bene, qui c'è un'isola di resistenza, ecco perché mi piace, è la prima volta che sento che finalmente Rocco viene identificato come il gruppo di primo resistente. Qui la resistenza non è iniziata nel 44, nel 43 come dalle mie parti o come poi in Alta Italia, qui la resistenza è nata ad agosto del 1925, perché qui a due passi Michele Bianchi, Quadrundiro, il suo monumento ancora spicca come testimoni nel suo paesino qui vicino, Michele Bianchi, Quadrundiro, non riesce durante le elezioni del 1923 a fare il suo comizio, perché gli tagliano la corrente, i fascisti che non possono parlare a Palmi perché gli antifascisti gli tagliano la corrente, sono documenti, e i gruppi che organizzano quel tipo di resistenza passiva hanno sempre gli stessi nomi: Marafioti, Rocco Pugliese, Pino Buongiorno, Giuseppe Buongiorno, Leonida Repaci dal suo punto di vista intellettuale, Lo Vecchio che è un filosofo, Carbone che diventerà vostro sindaco. Sono un gruppo di ragazzi intellettuali, uomini, che naturalmente poi si basano anche con la collaborazione delle loro donne o dei combattenti, che lasciano aperta la sezione del Partito Comunista Italiano nel 1925. Di questo non solo Mussolini, ma Farinacci ne andava proprio fuori era diventato quasi pazzo. La vicenda di Rocco Gerocarni, è evidente che il povero personaggio che dà vita alla vicenda, al processo, è evidente che è un fascista convinto, è evidente che è un violento, è evidente che partecipa insieme agli altri camerati alla provocazione del Bar de Rosa, ma è evidente anche che loro hanno un ordine. Qui non è possibile mantenere questa sacca antifascista. La cosa notevole per comprendere il teorema è che non solo il teorema viene confezionato dagli scrupolosi gerarchi del Tribunale Speciale, e non solo, ricordiamoci, Rocco viene condannato con una pena detentiva maggiore di quella comminata da Antonio Gramsci, ci sono 2 anni e mezzo in più di carcere, Rocco prende 24 anni e 7 mesi, Gramsci 22 e qualcosa, ma a Rocco viene proprio identificato fisicamente il ruolo dell'impenitente, di quel gruppo dirigente impenitente che non può non essere represso. Quindi perché il teorema? Il teorema fu costruito perché bisognava stroncare immediatamente tutti coloro che hanno partecipato a quelle vicende. Lo scasamento della varia, l'opposizione allo scasamento, tenete conto, è stato tutto pianificato, perché non c'era un teorema di insurrezione armata, c'era sicuramente l'ennesima protesta antifascista, ma ricordatevi che 15 giorni prima un certo Saffioti, armato dai fascisti, sempre palmisano, aveva sparato con un fucile sulle pendici del Monte Sant'Elia ad una festa di compagni che festeggiavano la festa della montagna. Saffioti riesce appena a scappare a casa perché l'avevano identificato, i compagni delle sezioni, l'avevano inseguito e non lo prendono per caso. Ma ancora prima, per vendicare quell'affronto fatto a Michele Bianchi, Quadrundiro, fondatore insieme a Mussolini del regime e del partito, bene, si cerca di dar fuoco alle case degli stessi antifascisti. C'è una spedizione, parte, ma sapete che cosa fanno gli antifascisti palmisani? Non solo lo sanno prima, ma l'aggressione diventa difesa, li circondano, gli dicono adesso o ve ne andate o vi diamo noi fuoco veramente, e quindi devono scappare. Onta dopo onta, affronto dopo affronto, assoluta irriducibilità porta il sangue agli occhi, i fascisti devono fare qualcosa e ci riescono. Quindi il teorema, io l'ho trovato, è una velina inquietante, sta nel fascicolo, i numeri ci sono sul libro, sta nel fascicolo che Isgrò, il giudice istruttore di Gramsci, che condanna Gramsci, aveva fatto confezionare.
lì si parla esattamente di una organizzazione. Abbiamo sbagliato l'approccio all'antifascismo interno clandestino. Noi abbiamo esposto tutti i nostri quadri per questo affronto leale, questo affronto a viso scoperto, abbiamo costretto tutti i nostri quadri a diventare vittime del fascismo. Quindi ecco qual è la... il teorema è falso, ma il teorema serve per scatenare quello che poi il regime scatenerà. Rocco Pugliese viene arrestato, naturalmente finisce nelle carceri fasciste, ma che qualcosa non andasse in quel processo, che fosse stato costruito un teorema ad hoc per ragioni ovviamente politiche, è testimoniato pure da due fatti tragici che sono rappresentati dal suicidio di due importanti testimoni d'accusa nel processo a Rocco Pugliese, e sono Francesco Pugliese, che è un seminarista peraltro, che si lancia sotto un treno, e Armando Perno, un ragazzo di 18 anni, invece si toglie la vita avvelenandosi. Dal carcere Rocco Pugliese però non demorde, cioè rimane quell'audace, forte, intellettuale, antifascista che aveva dimostrato d'essere durante la sua militanza, durante le sue azioni compiute a Palmi, insieme a quel gruppo di personalità che stavano insieme e osteggiavano il fascismo. E dal carcere scrive, ai familiari, scrive una lettera in cui chiede notizie di tante cose, dà forza lui stesso con le sue parole ai familiari, dimostra insomma di essere in grado di sopportare, dà coraggio. Naturalmente è una posta censurata, quindi deve utilizzare i termini giusti, deve, usa questo, se no non ne usciremo. Cosa quello, usa questo, perché sono due microfoni, forse è meglio, no, ti passo io. Ah, ok. E quindi dimostra ai familiari insomma di essere in grado di resistere, di invita in sostanza a resistere, non demoda, a non avere paura, perché lui resisterà, d'altronde lo fermeranno solo uccidendolo. Questa è la lettera che abbiamo. Dopo la mia ultima, due vostre desiderate lettere, nonché un'assicurata di lire 100. Gioisco nell'apprendere che vi trovate in buone condizioni di salute. Io posso assicurarvi lo stesso. Per il giornale, se non avete ancora regolarizzato l'abbonamento, sospendetelo, poiché io provvederò direttamente da qui. Mi sono informato e mi è stato detto che posso chiedere l'abbonamento io stesso a mezzo della direzione. Ho preso questa risoluzione ultimamente per evitarvi delle seccature e perché prima non mi era venuta mai l'idea di domandarvelo. Nel caso in cui sia stato già emesso in ordine, non fa nulla. Non fa nulla tanto averlo fatto io, tanto voi. È lo stesso. Informatevi però. Sono addoloratissimo per la morte della signora Calabrò, che io conoscevo come brava e santa donna. Ma questo è il mondo. Ai vili e ai perversi, Satana gli concede vita lunga, lunga e beata. Mentre ai buoni, la vita li ha intessuta di lacrime e di dolori. Se avrete occasione, fate anche da parte mia alla famiglia Calabrò le mie più sincere e profonde condoglianze, perché gli è capitata veramente una sventura. Precisatemi il mese in cui effettuerete la compra del noto vino. Vi prego però, non indugiate molto, perché magari tenderà ad aumentare il prezzo, il guadagno non sarà poi tanto soddisfacente come prevedete. In tutti i modi, io confido in voi e nei fratelli, ma anche nel buon esito dell'affare. Sono contentissimo dell'assicurazione che mi fate sul vostro interessamento riguardo alla revisione del mio processo. Peppino, il nostro nipotino, ci va a scuola e ha preparato gli esami di maturità. Salutami tanto i fratelli e le sorelle, ma anche la cognata e i nipotini. Salutami Cuccia, Rocco, Gino. Saluta gli amici e tutti i parenti. Vi abbraccio. Affezionatissimo, vostro figlio, Rocco. Questa è una... Durante... la repressione che parte dopo la morte di Rocco Gerocarni, viene incarcerato Leonida Repaci. Leonida Repaci è già un vivace intellettuale, un uomo che fa parte, diciamo, della cultura italiana, che professa il suo antifascismo, ma quando viene arrestato Leonida Repaci interviene
prima un personaggio del fascismo locale, un personaggio importante legato al ministro Luigi Razza, che è Vincenzo Minasi, che è un medico che poi morirà con Luigi Razza a causa di un incidente aereo o forse di un attentato, e interverrà dicendo che, insomma, in difesa di Repaci del fratello, ma in difesa di Repaci interverrà con una lettera dapprima inviata al questore di Reggio Calabria, poi addirittura inviata al procuratore generale che si occupa del processo a Rocco Pugliese ai resistenti di Palmi, Arnaldo Mussolini. Arnaldo Mussolini è il direttore del Popolo d'Italia, che è il giornale fondato da Benito Mussolini, e il fratello di Benito Mussolini. E interverrà con uno stile, le lettere sono contenute nel libro, interessantissimo, ma ovviamente vi accenno, chiaro, anche Mimmo Gangemi, no vabbè, però adesso ne discutiamo, userà, come dire, quel filo di seta con cui ti strozza il potere, Giorena Fallaci, cioè userà una serie di parole per dire, insomma, prima al questore, poi al procuratore generale, insomma, questo Repaci deve essere in qualche modo salvato. Di più, scriverà poi Arnaldo Mussolini alla sorella di Repaci, chiedendogli di dare un segnale rispetto all'interessamento che i Mussolini hanno nei suoi confronti. Spiegheremo perché si interesseranno, lo spiegherai tu. E in effetti Leonida Repaci pubblicherà su l'Unità una sorta di abbiura rispetto alle idee antifasciste, alla sua posizione pregressa prima dell'arresto. Una biura che farà andare su tutte le furie non uno qualsiasi, ma Antonio Gramsci, il quale nei quaderni dal carcere userà, diciamo, parole poco lusinghiere nei confronti di Repaci, che, come dire, taccerà come una sorta di traditore. Mimmo, qual è il rapporto che esisteva, qual era il rapporto che esisteva tra la famiglia di Leonida Repaci, che rimane per noi un grande scrittore, qui stiamo parlando di una questione politica e personale, qual erano i rapporti tra la famiglia Repaci e la famiglia Mussolini? Prima ammetto che le mie lettere sono false. Perché c'è differenza tra chi scrive un romanzo e chi attinge i documenti storici. Io ero solo a conoscenza dell'esistenza delle lettere e ho immaginato il senso, credo di esserci riuscito, però le parole non sono riuscito a entrare in possesso, però sono, ammetto, sono lettere inventate che pur sapevo esistere. Beh, prima di rispondere però vorrei focalizzare un punto. Dopo il grande clamore iniziale, anzi dopo il silenzio iniziale, perché all'inizio la vicenda passò pressoché inosservata, nei giornali nazionali c'era un trafiletto di pochissimo conto, lo scontro fra fascisti e comunisti finiva lì in 10 righe. Poi naturalmente, avendo la possibilità di poter esibire una vittima, il partito fascista ne approfitta e il caso diventa di levatura nazionale. Su questo mi sono documentato, però ci sono una serie di processi, come diceva Lorenzo, e via via nelle varie fasi processuali c'è sempre qualcuno che si defila, si tira fuori, da che è carcerato, viene liberato, viene depennato dagli accusati. Resta la domanda: perché questo impoverimento dei colpevoli che si defilano via via? È chiaro che chi aveva santi in paradiso ha utilizzato i suoi santi in paradiso. Chi non li aveva, per esempio Rocco Pugliese non li aveva o non li ha voluti utilizzare, i fratelli Buongiorno non li avevano e hanno patito il carcere, poi a Rocco Pugliese è successo quello che è successo. È nella logica della natura umana, io non mi sento di condannare chi è ricorso a mezzi ideologicamente
su cui ideologicamente torcere il muso è tuttavia umani, perché essere condannati per un reato di cui non si ha colpa brucia parecchio, e credo che sia umano attendersi l'adoperarsi in qualsiasi modo per uscirne fuori. I Repaci avevano un rapporto particolareggiato con la famiglia Mussolini. Già il fratello Ciccio, che era grande invalido di guerra, era amico di Mussolini, personale di Benito, ed era uno dei primi interventisti d'Italia, quello che spingeva per entrare in guerra nella prima guerra mondiale, socialista assieme a Mussolini. L'altro fratello, medico, che poi scappò da Palmi, non fu catturato, nella carrozza di un fascista palmese con cui era amico e che scelse di portarlo fuori città sapendo che non gli avrebbero controllato la carrozza, era medico personale della famiglia Mussolini. Qui io non avevo certezza, non ero arrivato fino a questa profondità di documentazione dell'interessamento di Arnaldo Mussolini, però conoscendo questi dati di fatti, avendo sentore dell'esistenza di una corrispondenza intercorsa, ho creato questa lettera ipotizzando i termini e i toni di questa lettera. Sono contento che tu mi confermi che grosso modo ci ho azzeccato. E certamente Leonida Repaci pagò il suo peccato di tradimento tra virgolette al partito, perché quando poi si candidò subito dopo la seconda guerra mondiale, lui fu sonoramente bocciato a Palmi e gli bruciò tantissimo, perché capì che gli veniva fatta pagare quell'essersi tirato fuori di 20 anni prima, e lui dichiarò pubblicamente: sono stato sconfitto da un muto, perché il suo avversario elettorale, che diventò senatore al posto suo, non fece nessun comizio, non parlò mai in pubblico. Ma credo che tanti altri, il fatto che si siano ridotti i colpevoli, che all'inizio erano un po' tutti i socialisti e i comunisti, sta a dimostrare che da un lato al regime occorreva avere dei colpevoli, dall'altro c'era chi aveva mezzi e capacità e amicizie da riuscire a defilarsi da una situazione che era diventata drammatica. Altri hanno avuto ottimi avvocati come Lombardi. Però sugli avvocati io incontro nella mia vita letteraria per la prima volta l'avvocato Fausto Gullo in questa vicenda, che credo fosse deputato comunista in quell'epoca e che viene arrestato in aula. Però non ricordo chi difendesse, ma difendeva qualcuno Gullo io incontro due volte nella mia storia letteraria questo avvocato Fausto Gullo. Uno in questa vicenda, lo incontro poi 20 anni dopo nelle Terre Incolte, quando è ministro di quei governi molto corti, brevi, Bonomi fino a De Gasperi, e forse Fausto Gullo è un'altra persona che guardava molto oltre i tempi che stava vivendo, calabrese, e che credo che meriti di essere ricordato per le lotte importanti che anticipavano di molto i tempi, e che la lotta sulle terre incolte nasce da questa sua genialità, in cui del ritrovarsi un popolo affamato e latifondi che non venivano curati o anche terreni della Chiesa, non riuscì poi nella sua impresa, forse la sua idea poi causò qualche eccidio, però certamente in un momento in cui da noi la politica ristagna moltissimo non si può non rivolgere un pensiero a un uomo così illuminato come fu Fausto Gullo, che compare in questa vicenda e che viene arrestato in aula subito prima che fosse, credo, instaurato il Tribunale Speciale. Questo fu uno dei primi processi che finì al Tribunale Speciale del fascismo. Ecco perché le pene diventano poi particolarmente dure. Fausto Gullo è stato il ministro che ha firmato i decreti agraria, ha stravolto in maniera positiva la storia del nostro paese, ministro comunista, padre peraltro uno dei più grandi avvocati penalisti calabresi, era Luigi Gullo.
C'è sugli avvocati un punto di cui dobbiamo parlare, perché non solo Rebaci, come dire, trova la strada, si direbbe, per cercare di uscire dall'impaccio di questo delicatissimo processo attraverso Arnaldo Mussolini, attraverso Vincenzo Minasi, questi interventi, diciamo, importanti, ma soprattutto si dota di una difesa di regime, cioè i suoi avvocati sono degli esponenti di regime. Di più, in favore di Leonida Rebaci si muovono, e questo Arnaldo Mussolini lo scrive proprio al procuratore generale che si occupa del caso, Gioacchino Forzano e Gino Rocca, che sono due drammaturghi, due intellettuali del regime, quindi firmano in suo favore, e che possa dimostrarsi, insomma, che egli dopo tutto sì è socialcomunista, ma insomma non potrebbe uscire. Ecco, questi avvocati, ci racconti questa storia? Questo è un altro passaggio, no? Abbastanza significativo. Sugli avvocati, a parte che voi siete patria di grandi avvocati, anche di grandi furbacchioni, la vostra corte d'assise credo che sia stato per generazioni, mio papà che non aveva potuto studiare, mio nonno che era analfabeta, avevano il loro passatempo nell'assistere ai processi della corte d'assise, perché una volta c'erano alcuni processi che potevano essere seguiti dal pubblico, e lì si formavano culturalmente, perché qui c'erano dei ciceroni potenti. Ma sugli avvocati poi diremo una cosa anche su Rocco, perché forse su Rocco si è giocata la beffa più grande, a parte l'arresto che ben ricordava Gangemi, di tre avvocati, tutti e tre che difendevano Rocco, e tutti e tre Annicastro. Ma Annicastro successe una tragedia per il povero ispettore Cavalieri, che era un vostro commissario di pubblica sicurezza di Palmi, che ne combina di cotte e di crude, mette a documentazione, mette a verbale testimonianze, i testimoni vanno a Annicastro e smentiscono, i tre vengono arrestati, alla fine non c'è una legittima sospicione, si salvano così da Annicastro, invocano una legittima sospicione per problemi di ordine pubblico, ma in effetti perché? Tutti i testimoni a carico smentiscono che Rocco spari o abbia una rivoltella, e i tre avvocati di Rocco rimane senza difesa perché i tre avvocati di Rocco vengono arrestati. Questo è il metodo. Io però vorrei ricordare, ecco, ci arriviamo e vedrete che è interessantissimo. Gli imputati del processone sono 33. I condannati, quelli a cui vengono alla fine di questi 5 anni, quasi 4 anni, comminate le pene, sono, bisogna ricordarli, Rocco Pugliese, Natale Borgese, Vincenzo Pugliese, Giuseppe Florio, Gregorio Grasso, Antonino Buongiorno e Giuseppe Buongiorno. Questi sono i 7 condannati. Se la cavano, e qua il bravo Rebaci non sta da solo, perché bisogna rendere giustizia. Io per fortuna, siccome ho con molta delicatezza, io so che Palmi ama Leonida Rebaci, ma lo amiamo tutti, è un intellettuale, uno scrittore notevole, e devo dire è stato anche un discreto comunista quando era intellettuale, perché è lui che partecipa al congresso di Imola, è lui che insieme ad altri, all'Ovecchio e agli altri filosofi che avete avuto, questa terra è fenomenale per questi intellettuali, produce le idee per vincere il congresso di Palmi, che crea la fortissima sezione del Partito Comunista Palmisano, che ha 60 giovani e 120 iscritti, cioè travasano i socialisti nei comunisti qui a Palmi, ma vengono assolti, attenzione, Francesco Carbone, c'è il suo busto di bronzo alle vostre spalle, Giuseppe Marazzita, Antonio Sembiase, Pasquale Carella, Giuseppe Di Salvo. Bene, qui siamo rimasti 7 più 5, erano 33. Non tutti se la cavano come appunto Leonida, la maggior parte se la cava perché qui c'era un'altra coppia imbattibile di avvocati, non erano di Palmi, lavoravano a Catanzaro, erano gli avvocati lombardi, padre e figlio, due intellettuali potenti. Padre e figlio riescono a smontare le accuse direttamente al Tribunale Speciale. Tenete conto che il Tribunale Speciale che condanna Rocco ha come pubblico ministero Isgrò, una persona di una violenza inaudita a livello intellettuale, e Tringali è il presidente. Tutti e due non sopravviveranno non al regime, ma diciamo alla fine del regime, non lo vedranno, come Antonio Bianchi, faranno la cortesia di scomparire per malattie personali tutti e tre, ma sono veramente delle persone di una
capacità e di una, se si può definire, cattiveria intellettuale mostruosa. Bene, il povero Repaci dal versante difesa, la lettera se volete la leggiamo, ma non vorrei troppo allungare, il povero Repaci a un certo punto, prendendo queste accuse da Negarville su una lettera che lui scrive al Tempo, non aveva intuito, non aveva ancora saputo che i fratelli Bongiorno erano vivi, e quindi aveva detto: ma io ho fatto la mia parte, ma non è vero, nel processo io sono stato coinvolto, io mi sono difeso, ma io sono un antifascista. E escono i fratelli Bongiorno che stanno a Roma insieme a Marafioti, dice: Leonida, ti amiamo, ti vogliamo bene, ma lascia stare, non denunciare nessuno, non presentare querele, perché guarda, noi siamo vivi, siamo sopravvissuti, siamo qua. E allora, tramite la mediazione di Negarville, Leonida ritira la querela, anzi non la presenta mai, e la storia finisce lì, la pagherà politicamente. Però lui uno scatto d'orgoglio ce l'ha, e bisogna dirlo, c'aveva ragione. Dice: guardate che io e la mia famiglia non ha aiutato solo me, ha aiutato due nomi imbarazzanti. Uno è Francesco Carbone, il vostro sindaco, e l'altro è Giuseppe Marazzita. Sono esponenti di sinistra di questa città. Sono stati anche loro salvati da amicizie con il regime. Marazzita poi non se lo poteva tanto permettere, perché era un giovane e brillante avvocato, poteva non solo avere dei colleghi che lo difendessero all'altezza. Ebbene, loro si servirono di questo, loro furono assolti non per le capacità dei loro avvocati. In cella, secondo dei metodi che erano tipici di quel carcere, lo racconta Pertini nella lettera che scrive alla grande Lina Pugliese. Quando risponde, dice, le 5 lire, racconta di quel colloquio dicendo: potrei essere io la prossima vittima, cioè ammazzano la gente facendola ingurgitare del cibo, affogandola in sostanza. E il racconto della morte di Repaci è un racconto magistrale nella sua tragicità nel libro 25 Nero di Mimmo Cangemi. Io vorrei che Federica ci leggesse proprio. Appena dentro, il graduato sbatté sul tavolo un torso di pane nero e un piatto metallico, con un cibo incerto, annegato in un sugo rosso. Un altro ripose per terra una bottiglia con acqua. Ora, mangia, disse il graduato, con toni pacati, quasi suadenti, che non legavano con il volto invece truce. Rocco si sollevò e sollevò gli occhi addosso e fece un lento no con la testa. Mangia, comunista, intimò un altro. L'aveva ringhiata la parola comunista. Doveva pensarla la peggiore offesa da poter fare a un uomo. Siccome Rocco restò a testa china, come non avesse inteso, prima bestemmiò forte. E subito dopo tentò di infilargli dentro la bocca un cucchiaio colmo. Rocco serrò i denti e scostò la testa. In due li immobilizzarono, lo legarono mani, busto e collo al tavolaccio. Il graduato gli spalancò a forza la bocca. Il quarto gli infilò una grossa sonda. All'estremità mise un imbuto e da lì prese a caricare di quella poltiglia rossa carne macinata, una cucchiaiata dietro l'altra. Rocco affannò già i primi bocconi. Respirava a fatica. Gli salì da vomitare. Il conato si esaurì al primo venir su e ricadde dentro. Deglutiva veloce, ma restava sempre qualche boccone indietro. Il cibo si accalcava, faceva ressa, spingeva, otturava, toglieva altro fiato. Nel percorrere la gola strusciava dolorosa sulle pareti, passava con un groppo duro e poi si depositava con un fonfo. Quel tonfo così forte, ancora pretendendo conati, e poi la sonda la respingeva. Rocco annaspava a cercare aria, scalciava di piedi, si divincolava, faceva con gli occhi le parole che non poteva, mentre aria, aria, gli gridava la mente. Il cibo faceva tappo e poi si piantò nel mezzo. Rocco si sentì morire. Poi ne sbloccò un po'.
trovò lo spazio per un breve fiato e poi risorse, e poi di nuovo il groppo, di nuovo un filo d'aria, a lungo così. Vita e morte se lo stavano contendendo, vincendo un po' uno e un po' l'altro, mentre quello non cedeva di caricare l'imbuto. In ultimo, stremato, incapace di lottare, s'abbandonò alla resa e prese a chiamarla la morte, a pretendere che arrivasse presto, che finisse quel supplizio. Appena giunto lì, all'ultima estremità, si sorprese dei pensieri che riuscisse a farne, immagini più che altro, ritratti, la famiglia intera attorno alla ruota del braciere in una sera d'inverno, sua madre che moriva, volgendo in tondo un tenue sorriso ai figli, e suo padre, affaccendato dietro il bancone del bar. E poi Maria. Maria che gli tratteneva una mano a cucchiaio tra collo e guancia. Maria con occhi di ansia e d'orgoglio per lui. Lui che lottava con Vaiolo. Maria con le lacrime dell'addio davanti alla matrice. Maria in momenti mai visti, eppure nitidi e feroci, con l'abito da sposa, mentre il padre la consegnava al medico Sarro, intenta a stracciare una lettera, quella delle tre mensili consentite che i primi due anni aveva sprecato per lei. Poi d'improvviso, lo stacco netto sul cortile di una casa, dove donne sconosciute, vestite a nero, riempivano di carne tritata con un imbuto le budella, perché poi ne facevano le salsicce, un po' come succedeva a lui. Avesse avuto la bocca libera, Rocco, avrebbe riso. Muori così, urlò una voce già lontana. Non sentì togliere il tubo, vagamente sentì invece l'acqua. Un po' si infilava, trovava strada, spintonava sul tappo. Molta gli colmava la bocca e fuoriusciva. Gli scese il torpore, un piacevole torpore. Non era così brutta la morte. Velò gli occhi. Immagini sfocate che si interruppero presto. Basta, togli, muore! Il graduato adesso era allarmato. Mamma! Riuscì a Rocco non appena ebbe libero l'ultimo fiato. Ma fu tutto lì. La poltiglia ormai ostruiva da non far passare vita. Annaspò a cercarmi. Sbarrò gli occhi, prese a tremolare il mento. Spalancò la bocca a dismisura, scalciò, si dimenò, si contrasse. E poi erse il petto. Lo rilassò sconfitto. Poi rochi suoni di gola, sempre più flebili. Rantoli che si distanziavano. Si facevano corti. Infine muti, niente più di un impulso, un torcere di bocca sul volto, illividito dall'asfissia. Un unico tremolio gli vibrò le carni e si esaurì lento. Non la smetteva mai di morire. Il dolore era scomparso, neppure avvertì le dita che gli penetravano profonda la gola. Assalirono altre scene traditrici, di quelle che rigettava al primo affiorare. Però quelle non riuscivano ad impedire i suoi sogni. Maria, padrona nel lusso di un palazzo. Maria attorniata da bambini. Maria, con un braccio d'uomo che le cingeva le spalle. E poi scorse un'ombra lontana. Avvicinandosi, acquistava i contorni. Aveva una veste nera, lunga fino ai piedi e che le svolazzava leggera. Teneva largo un sorriso. Era sua madre. Gli porse le mani. Rocco le afferrò. I carcerieri gli videro una smorfia in tutto simile a un sorriso e un roteare di pupille, che per metà si persero, immobili, sotto le palpebre spalancate. Nella cella accanto, avevano seguito il trambusto in un silenzio affannato.
il vento, nel ritrarsi per dare vigore alla nuova spinta, aveva concesso quel... Mamma, mamma, conclusivo, di un uomo che muore, poi più nulla. Il più giovane prese una sedia e picchiò forte sul muro, liberando urla rabbiose. Un altro, già negli anni, si girò di spalle e sbrigò, rapido e corto, un segno di croce. Se c'è qualcuno vuole fare qualche domanda a Lorenzo, può farsi avanti. Naturalmente anch'io non so chi è il colpevole, non ho trovato documenti. Bene, se non ci sono interventi, forse... Vuoi fare un ringraziamento? Ah, benissimo, sì, benissimo. No, io stavo... Vi ringraziamo, allora torniamo, visto che non ci sono domande, prego. Voglio togliere un'altra curiosità dalla salma. Dove è andato Rocco? Perché non è stato mai trovato? C'è una bellissima lettera di Pianezza, è l'ultima che viene scritta alla famiglia, e Pianezza, che è un collega di Rocco, un intellettuale, ma anche poi divenne sindacalista, lui è l'ultimo che vede la salma di Rocco, la pure bacia a nome dei compagni, voleva fargli una corona ma lì glielo impediscono lì al carcere, e lo vede nella cassa. Questa è la prova che Rocco non è stato mai seppellito a Santo Stefano, nonostante abbiamo cercato negli archivi una giacitura, ma non c'è. Rocco probabilmente fu caricato sul Santa Lucia, era un piroscafo che faceva Santo Stefano, Ventotene, Napoli, Napoli, Santo Stefano, Ventotene. Nel bordereau di quella nave c'era sicuramente il passaggio. Siccome la prefettura di Reggio Calabria ebbe timore che l'arrivo della salma qui a Palmi rinfocolasse l'antifascismo sopito da pochi anni, vietò che la salma venisse trasferita qui. Quindi però con tutta probabilità le autorità del carcere avevano già incassato Rocco per restituirlo alla famiglia, e quindi fu caricato sul Santa Lucia, ma il Santa Lucia mesi dopo fu mitragliato e affondato dagli anglo-americani. Il bordereau di bordo si è perso, stiamo cercando di vedere se esiste un bordereau a Napoli. Se consegnasse una targa, insomma, che è stata preparata e che adesso Stefania... in questo caso Ivan, quindi consegnerà, in maniera che possiamo dare ad Elio la possibilità di consegnare questa targa a Mimmo Gangemi, insomma, per Lorenzo Pugliese e Mimmo Gangemi, tutti e due, sì. Questo è per Lorenzo. Lorenzo e Mimmo Gangemi, i due autori che sono stati con noi. Grazie. Che ringraziamo per questa serata che ci hanno regalato. E questo a Mimmo. Sì. Lorenzo Pugliese, autore, Rocco Pugliese, un comunista di Calabria, Mimmo Gangemi, autore di 25 Nero. Voglio anche ricordarvi che proprio nel segno della memoria, e dopo questa iniziativa che quindi ha, come dire, rotto finalmente questo lungo silenzio, in questa celebrazione pubblica, il 25 aprile verrà affissa una targa, insomma, che ricorderà, cioè, da parte del comune, insomma, la figura di Rocco Pugliese, cui peraltro è intestata anche una via nella nostra città.